Adesso sono arrivati, poi ci stanno le collezioni. Questa scadenza è critica perché c'è il ponte. Esatto, adesso ma sono sicuro che del 6 o il 7 mi arriverà le mail del ricercatore. Diciamo, sul sito ho già pubblicato, diciamo, ha fatto il messaggio al 30. Ma come questi interessi? Perché fanno delle operazioni, di studi, di approfondimenti, cosa poi è cosa anche un po' nuova. E oltretutto è la prima volta che trovo una serie di informazioni che era caricata ciclicamente, è come se fosse una sorta di rapporto di monitoraggio a DP quadrimestrale, cioè proprio per tenere la cosa quadrimestrale. Ci fa te sicuro. Ma da sotto porto l'unica esperienza è fatta sotto il termine, questo aspetto significa mettere sotto osservazione per sia il CEO di quella commissione in base a un massimo questa parte una parte insomma un momento una novità per tutti a livello può essere che la monitoraggio, cioè abbiamo anche quello che ho fatto.
che qualche anno fa tutto fatto lo stanno metterci dentro la strada che stiamo percorrendo, le cose che quello loro sono capiti, allora la cattiva educazione nostra è efficiente, lo sappiamo, vediamo che cosa dice. Thank you.
Io sono Riccardo Monaco dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Diciamo che sono qui nel duplice ruolo del componente della segreteria tecnica dei piani di rafforzamento amministrativo, che come sapete segreteria tecnica istituita con decreto del Presidente, del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, ma allo stesso tempo anche come autorità di gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, lo vedete dalla slide, il simboletto, il logo del nostro programma. Allora, io sono intanto contento di poter diciamo aprire questi lavori sui piani di rafforzamento amministrativo. Diciamo è la prima volta che apriamo diciamo questa attività di comunicazione dei piani di rafforzamento amministrativo nell'ambito di un evento pubblico anche abbastanza allargato, che il forum diciamo lo riteniamo per le pubbliche amministrazioni proprio il luogo in cui diciamo la pubblica amministrazione effettivamente si apre ai cittadini, alle imprese. Per cui un'importante iniziativa diciamo che l'agenzia ha voluto portare avanti. Cosa sono i piani di rafforzamento amministrativo? Io adesso non so se tutti quanti conoscono questo strumento che è stato in qualche modo voluto dalla Commissione Europea. Voi sapete le analisi che sono state fatte a livello europeo sull'efficienza e sull'efficacia della pubblica amministrazione italiana danno dei risultati che non sono poi così positivi, soprattutto con riferimento, ovviamente la Commissione Europea mette un focus in maniera particolare sulla programmazione comunitaria, quindi sui fondi strutturali che vengono trasferite dalla Commissione al nostro Paese. Voi sapete che l'Italia è un contributore netto, dà tanto quanto riceve, per cui il rischio di dover perdere risorse comunitarie ovviamente c'è sempre, ma allo stesso tempo è un vero peccato. Pensate che se noi dal nostro bilancio, dal bilancio dello Stato, fuoriescono risorse pari a 100 e ne rientrano pari a 100, questo significa che se non riusciamo a spenderle nell'arco della programmazione diciamo comunitaria, che in genere dura 7 anni, 7 più 2, 7 più 3, quest'anno 7 più 3, non riusciamo a spenderle nell'ambito di quel periodo di programmazione, queste sono risorse ovviamente che ritornano al bilancio, anzi rimangono nel bilancio della Commissione. Quindi i piani di rafforzamento amministrativo, quindi la Commissione in un certo senso avvia questo processo che avviene diciamo quasi in contemporanea con l'approvazione dell'accordo di partenariato, che sapete il documento strategico di programmazione economica rispetto ovviamente ai fondi strutturali, e anticipa al nostro Paese una condizione, un vincolo, che è quello appunto dell'adozione da parte di ogni amministrazione che è titolare di programmi operativi, quindi sia nazionale che regionale, l'adozione di un piano di rafforzamento amministrativo. E ancor di più questo vincolo lo sottopone anche ad un'approvazione di natura politica. Oggi ogni piano di rafforzamento amministrativo è approvato o dal ministro, che è titolare di un programma, quindi parliamo delle amministrazioni titolari di programmi, quindi il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dei Beni Culturali, tutti i programmi nazionali fondamentalmente, e tutte le regioni. Inizialmente nei programmi FESR, quindi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, successivamente anche dei programmi FSE. Quindi la Commissione quindi condiziona l'approvazione di questi programmi alla adozione di un piano di rafforzamento amministrativo. Quindi se non esiste il piano di rafforzamento amministrativo redatto e approvato dall'autorità politica che è titolare del programma, il programma non viene, ora parlo al passato, non poteva essere sicuramente approvato. E così parte questa avventura, che devo dire all'inizio era un'avventura di tipo quasi adempimentale, cioè i piani di rafforzamento amministrativo all'inizio erano stati un po'
diciamo percepiti come un adempimento, un ulteriore adempimento sulla grossa mole di adempimenti ovviamente che i regolamenti comunitari ci impongono, era stato quindi percepito come un adempimento. Ma successivamente, diciamo con il passare, questo lo dico ovviamente anche io come agenzia, quando abbiamo saputo che dovevamo, diciamo, svolgere quest'altra attività, scrivere un piano di rafforzamento amministrativo, che non è stato semplice scriverlo per tanti motivi, ora poi vi spieghiamo anche quali sono stati i motivi, però nel momento in cui diciamo la commissione ha voluto che questi piani di rafforzamento amministrativo fossero approvati ai fini dell'approvazione poi del piano del programma nazionale, ovviamente le amministrazioni tutte quante un altro adempimento. Col passare del tempo devo dire però che all'inizio ovviamente la difficoltà, il rapporto ovviamente che c'era tra la commissione, l'agenzia e le amministrazioni regionali all'inizio è un po' difficoltoso, perché ovviamente c'erano sicuramente delle linee guida, tutta una serie di supporti da parte sia degli esperti della commissione che da parte ovviamente anche dell'agenzia, però è stato dobbiamo dire un lavoro abbastanza duro, abbastanza pesante, che però ha portato luogo da un lato a adempiere a quello ovviamente che la commissione diceva, però dall'altro devo dire a far riconoscere alle amministrazioni invece l'importanza di questo strumento, perché ripeto, siamo partiti da un vincolo adempimentale invece a percepire questo strumento invece come un'opportunità. Perché? Perché le amministrazioni pubbliche si sono dovute, le regioni, diciamo le amministrazioni centrali, si sono dovute mettere in gioco, cioè nel senso hanno dovuto in qualche modo fare una ricognizione, una certa autodiagnosi, come dicevo prima, per capire quali fossero all'interno delle proprie strutture quelle inefficienze che bisognava assolutamente colmare. Sappiamo il rischio a cui siamo andati incontro nella chiusura della programmazione 2007-2013, fortunatamente un rischio scampato, perché siamo riusciti a certificare più del 100% delle risorse diciamo che avevamo disponibili, ma questo ovviamente con che cosa? Con l'ausilio di tutta una serie di supporti dell'agenzia, le cosiddette task force, ne avete sicuramente sentito parlare. In questa programmazione e con diciamo anche diciamo l'adozione di questo strumento, di questo metodo, in modo nuovo di lavorare, ovviamente l'emergenza che ha dato luogo così alle task force ovviamente dovrebbe venir meno. Tuttavia siamo ancora abbastanza lontani dall'obiettivo generale che dobbiamo raggiungere di questo efficientamento della capacità amministrativa, obiettivo che in qualche modo adesso poi vi trasferiremo attraverso i dati di monitoraggio, perché ovviamente tutto questo lavoro viene continuamente monitorato da parte dell'agenzia. Siamo lontani, però siamo abbastanza fiduciosi che alla fine di tutto questo primo percorso, perché poi ce ne sarà un secondo, l'obiettivo sicuramente sarà raggiunto. Però in modo particolare volevo evidenziare un aspetto, che è quello che riguarda appunto l'autodiagnosi. Le amministrazioni si sono messe più che in gioco, diciamo, hanno tirato fuori la loro coscienza, nel senso che hanno verificato effettivamente all'interno della propria organizzazione quali fossero tutti quei percorsi amministrativi, tutti i procedimenti, tutta la parte che riguardava per esempio i sistemi informativi, la semplificazione che riguarda in modo particolare anche la legificazione, no? All'interno di ogni amministrazione, in questo caso mi riferisco a quella regionale, e quindi hanno messo in evidenza diciamo tutte quelle criticità, ma allo stesso tempo tutti quegli interventi che potessero appunto favorire questa distanza tra quello che sarebbe l'ottimale all'interno di una amministrazione e la realtà organizzativa attraverso interventi, attraverso target. E questo ovviamente è tutto diciamo, abbastanza monitorato dall'agenzia, e adesso poi vi faremo vedere diciamo, quali sono i dati ad oggi, i dati di monitoraggio di questa importante attività che stiamo portando avanti.
Questo nelle premesse. Adesso diciamo, scorrerò velocemente anche il, diciamo, le nostre slide, la nostra presentazione, ma fondamentalmente diciamo che l'importanza di questo strumento è anche quello di diciamo, in qualche modo di passare dalla cosiddetta assistenza tecnica, no? Che è tipica di ogni programma comunitario e che è giusto che ci sia, invece al concetto dell'obiettivo tematico 11, che è il rafforzamento della capacità amministrativa. Cioè questo passaggio fondamentale, che è un passaggio concettuale che in qualche modo accompagna anche diciamo, la programmazione 2007-2013 alla 2014-2020 sul programma di governance, un programma che inizialmente era rivolto esclusivamente sicuramente alle regioni all'obiettivo convergenza, ma era un programma che affiancava le amministrazioni regionali che gestivano programmi, quindi era un programma che si rivolgeva solo ed esclusivamente a chi gestiva fondi strutturali. Oggi cambia completamente il concetto, ovviamente, perché non si parla più di assistenza tecnica, ma si parla di OT11, rafforzamento della capacità amministrativa, quindi si entra all'interno dell'amministrazione nel suo complesso, quindi non ci riferiamo più ai fondi strutturali, ma ci riferiamo ovviamente al rafforzamento delle amministrazioni nel loro, diciamo, nel loro complesso. Quindi l'obiettivo, vedete questa slide che in qualche modo cambia diciamo, il concetto, cambia la logica completamente di un programma di governance. Inizialmente l'obiettivo era quello di migliorare le competenze tecniche delle amministrazioni che erano responsabili appunto degli interventi della politica di coesione, quindi fondamentalmente le autorità di gestione. Si passa alla strategia nazionale di accompagnamento, quindi processi di riforma, è un programma che accompagna i processi di riforma della pubblica amministrazione. Vediamo poi come si delinea, diciamo, nei suoi vari assi. Questi sono i quattro assi di intervento. Il primo asse è lo sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione, quindi è proprio l'asse che accompagna la riforma, le grandi riforme della pubblica amministrazione, che purtroppo non sono mai finite queste riforme. L'ultima, come sapete, i decreti delegati che si sono conclusi con i decreti legislativi proprio la scorsa settimana, gli ultimi due decreti legislativi della riforma Madia. Ma se faccio un passo indietro, da quando praticamente c'è stata la riforma del pubblico impiego dal 93 fino ad oggi sono intervenute 13 riforme, quindi diciamo che ogni ministro e mezzo probabilmente cioè è intervenuta una riforma, probabilmente neppure saranno finite queste riforme, perché cambiare la pubblica amministrazione è veramente complicato e ci vuole tempo e anche risorse come il caso di un programma, poi tra l'altro. Poi abbiamo l'asse 2 del programma, che interviene in tutta la parte digitale, quindi della pubblica amministrazione, quindi si occupa, diciamo, investe nell'obiettivo tematico 2, quindi fondamentalmente tutta la parte sull'agenda digitale, quindi i servizi, diciamo, che le pubbliche amministrazioni diciamo, offrono ai cittadini e alle imprese attraverso il digitale. E poi abbiamo l'asse 3 che è a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, mentre l'asse 1 e l'asse 2 sono a titolarità dei due organismi intermedi, Dipartimento della Funzione Pubblica, perché come sapete è quello istituzionalmente competente a seguire la riforma della pubblica amministrazione, e poi c'è un pezzo che riguarda il Ministero della Giustizia per quanto riguarda la riforma anche della giustizia sul il processo civile telematico, il processo penale telematico e la riorganizzazione, tra l'altro, della giustizia sul territorio attraverso una riorganizzazione sui giudici di pace, cioè tutto un intervento specifico che sta portando avanti il Ministero della Giustizia. L'asse 3, come dicevo, invece a titolarità dell'Agenzia. Perché a titolarità dell'Agenzia? Perché fondamentalmente si occupa di politiche di sviluppo. E come sapete l'Agenzia ovviamente è il core business dell'Agenzia per la coesione territoriale, e quindi rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico, quindi non più nei programmi finanziati dai fondi strutturali, ma questo asse supporta le amministrazioni pubbliche nel rafforzamento della capacità amministrativa su quelle politiche di cui alcune amministrazioni sono competenti. Parliamo dei primi 7 obiettivi tematici dell'accordo di partenariato, quindi tutte le politiche di sviluppo del nostro paese, esclusa la parte relativa all'obiettivo tematico 8, 9 e 10, che parla di inclusione, occupazione e in
inclusione, occupazione, e mi manca istruzione, istruzione, ecco, e l'istruzione, quindi tutta la parte, ripeto, le politiche di sviluppo, e poi l'asse 4 è la tipica assistenza tecnica del nostro programma, un programma che comunque è abbastanza complesso, perché vedete che interviene su due obiettivi tematici. È, devo dire, abbastanza anche cospicuo dal punto di vista delle risorse finanziarie, parliamo quasi di 1 miliardo di euro, se teniamo conto anche del programma complementare, che sono altre 220 milioni circa, quindi a questi ci sono da aggiungere anche le risorse sul programma complementare, e quindi questo fondamentalmente è il nostro programma. Quindi come si inseriscono poi i piani di rafforzamento amministrativo? Noi proprio nell'asse 3 del programma abbiamo previsto un'azione specifica proprio che è rivolta ai piani di rafforzamento amministrativo. Il programma fondamentalmente interviene attraverso delle azioni di sistema, attraverso i piani di rafforzamento amministrativo, attraverso il monitoraggio dei piani di rafforzamento amministrativo stanno emergendo, diciamo, delle criticità, che sono criticità di sistema. Criticità di sistema significa che sono delle criticità comuni a più amministrazioni, e quindi il programma ovviamente interviene in questo senso, quindi attraverso delle progettualità specifiche che vengono attuate attraverso o amministrazioni centrali o attraverso progetti specifici dell'Agenzia della Coesione Territoriale, però che hanno una ricaduta nei confronti di tutte le amministrazioni. Sto parlando ovviamente di azioni di sistema, quindi non di interventi di rafforzamento specifico per singola regione, perché per quegli interventi dovrebbero intervenire i programmi regionali, soprattutto i programmi regionali FSE che investono sull'obiettivo tematico 11, per cui che l'intervento del programma, ripeto ancora, riguarda appunto azioni di sistema. Ne abbiamo già portate avanti e ce ne saranno altre ancora che finanzieremo su queste tematiche. Abbiamo finanziato in materia, per esempio, di semplificazione legislativa, un progetto con il Dipartimento degli affari legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abbiamo progetti che riguardano in materia di ambiente, in materia di rischio idrogeologico con il Dipartimento della Protezione Civile, tutti progetti che hanno una loro valenza, ripeto, e una ricaduta su tutto il territorio nazionale. Vabbè, l'assistenza tecnica, vi diciamo anche come ci stiamo organizzando dal punto di vista di rafforzamento dell'agenzia rispetto ovviamente al governo di questi piani di rafforzamento amministrativo. Abbiamo pubblicato un bando a novembre 2016, si è appena conclusa la gara, quindi ci sarà un'apposita struttura di assistenza tecnica a favore della segreteria della segreteria tecnica dei piani di rafforzamento amministrativo. Oltre alla segreteria tecnica, mi sono dimenticato di dirla all'inizio, per in qualche modo trasferirvi anche la governance di questi piani di rafforzamento, esiste un comitato di indirizzo che è presieduto dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dal capo dipartimento della funzione pubblica, dal capo dipartimento delle politiche di coesione, dalla segreteria, dall'agenzia. È un comitato di indirizzo ovviamente che dà degli indirizzi molto alti, strategici, rispetto a quelle che sono le attività che svolge la segreteria tecnica, e poi ovviamente la segreteria tecnica che in questa fase insieme con la Commissione Europea ha dato un supporto alle amministrazioni, ma che nella seconda fase invece, pur partecipando anche la Commissione come componente all'interno della segreteria tecnica, però tutta la parte relativa alla seconda fase dei piani di rafforzamento amministrativo sarà tutta gestita appunto dalla segreteria tecnica con degli esperti che faranno parte di questo supporto di assistenza tecnica, ma sganciati in qualche modo dalla Commissione Europea, che fino ad ora ha avuto un ruolo abbastanza forte anche di indirizzo rispetto ai piani di rafforzamento amministrativo. Poi è stata costruita una open community, esiste un portale che si chiama Mosaico,
che è stata aperta a tutti i referenti dei piani di rafforzamento amministrativo. Ovviamente ogni amministrazione ha un referente tra l'altro diciamo che non è mai diciamo coincidente, forse qualche volta, ora Giorgio qua mi aiuterà sicuramente, non ricordo se c'è qualcuno che un referente che coincide con l'autorità di un paio, coincidono con l'autorità di gestione. Questo proprio perché all'inizio si era pensato che il piano di rafforzamento amministrativo fosse un piano di rafforzamento amministrativo soltanto del programma, quindi molto spesso all'inizio qualcuno aveva indicato come referente del piano di rafforzamento amministrativo l'autorità di gestione, ma così non è, perché il piano di rafforzamento amministrativo è il piano di rafforzamento amministrativo di quell'amministrazione. Quindi sganciare il referente del piano dall'autorità di gestione è importante anche per diciamo anche per una sorta di separatezza di funzioni, che credo che sia fondamentale in un processo di questo tipo, che vede l'autorità di gestione anche diciamo partecipe, ma per una parte ovviamente del processo di rafforzamento. Quindi una open community, questo portale che è a disposizione sia dei referenti dei piani di rafforzamento amministrativo, attraverso il quale si dialoga, attraverso il quale ovviamente si utilizza questo strumento per la pubblicazione poi dei dati di monitoraggio, per l'acquisizione ovviamente delle informazioni provenienti dalle amministrazioni. Avevo dimenticato un altro importante progetto che abbiamo finanziato pure sul programma, anche se sul programma complementare, riguarda quello sulla formazione degli appalti. Voi sapete che le condizionalità sugli appalti, la condizionalità ex ante sugli appalti impone al 31 dicembre 2017 tutta una serie di formazione in materia degli appalti. Poi tra l'altro in questo momento anche particolare di cambiamento diciamo della materia degli appalti, sapete che è stato pubblicato lo scorso anno, sì, era mi pare aprile del 2016 il nuovo codice degli appalti. Adesso siamo al primo correttivo, per cui abbiamo avviato insieme con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Nazionale di Amministrazione, il Dipartimento delle Politiche Europee e l'Agenzia per la Coesione Territoriale una formazione appunto in materia di appalti, perché comunque costituisce appunto una condizionalità ex ante e al 31 dicembre era una condizione, era quella ovviamente di formare un certo numero di persone della pubblica amministrazione in materia di appalti. Questo era un altro dei progetti importanti diciamo che stiamo diciamo finanziando. Come vedete ci sono tre moduli formativi, adesso siamo giunti, il primo modulo formativo era aperto a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, perché è stato organizzato attraverso i webinar, per cui tutti quanti avevano la possibilità di accedere a questa modalità. Il secondo modulo è gestito dalla Scuola Nazionale di Amministrazione, è rivolto purtroppo ad un numero contenuto di persone, 120 persone, di cui più della metà sono rappresentanti delle autorità di gestione e delle autorità di certificazione delle autorità di audit dei programmi. Il terzo modulo invece sarà un modulo molto più allargato, ma questo perché l'organizzazione ci permette ovviamente di allargarlo, perché sarà organizzato presso ogni regione. Quindi il programma si farà carico ovviamente del pagamento dei docenti, quindi finanzia i docenti per la formazione, ma l'attività di formazione verrà fatta presso le regioni e sarà aperta anche ai comuni, anche addirittura alle stazioni appaltanti, alle centrali di committenza delle amministrazioni di quella regione. Questo doveva partire anche questo a giugno, però è un po' più complicato perché organizzare un corso di formazione di questo tipo su ogni regione richiede un livello di complessità molto, molto alto, e quindi richiede un po' più di tempo. Per quanto riguarda l'avvio della nuova fase, io adesso passerò la parola a Giorgio Centurelli, che è anche lui componente della segreteria tecnica dei piani di rafforzamento amministrativo, che in qualche modo introduce, io direi Giorgio anche di dare un piccolo una piccola informativa anche su come su quali erano gli elementi quelli più significativi del prima fase, e poi magari abbiamo questa informazione sulla seconda fase, che è abbastanza
diciamo che è un po' più rispetto alla prima fase, che ha visto ovviamente una serie incredibili, diciamo, di attività poste in campo dalle amministrazioni. La seconda fase invece è molto più focalizzata, devo dire, sui programmi comunitari, sui programmi finanziari e fondi strutturali, con devo dire meno complessa della prima fase, però un po' più pregnante, un po' che si inserisce un po' più invece sulla programmazione comunitaria. Buongiorno a tutti. Darò, diciamo, giusto uno sguardo d'insieme estremamente rapido su quella che è il contesto in cui ci troviamo e sullo strumento, magari integrando un pochino le informazioni che già ampiamente sono state date da Riccardo Monaco. Noi proveniamo 2014-20, ma in realtà quello che noi abbiamo attuato nel 14-20, che stiamo sperimentando con i piani di rafforzamento amministrativo, deriva strettamente da una serie di criticità che nell'analisi dell'avvio, nella costruzione dell'accordo di partenariato sono emerse all'interno della programmazione 2007-2013. Analisi raccolte in questa slide in maniera abbastanza sintetica, tra le quali emerge in maniera significativa l'incapacità di programmare, l'inadeguamento qualitativo, quantitativo, una, diciamo, assenza di un'effettiva responsabilizzazione, un deficit organizzativo. Molti di questi elementi in realtà sono probabilmente anche alla base della costruzione probabilmente anche del rafforzamento normativo che c'è stato nella costruzione del nuovo periodo di programmazione 14-20. Quindi anche il regolamento comunitario è venuto incontro, in alcuni casi anche troppo venuto incontro, a cercare di superare queste problematiche evidenziate nella precedente programmazione. L'Italia ha fatto un passo in avanti che è stato quello della costruzione di uno strumento nuovo operativo, uno strumento che in realtà era stato visto, appunto, come ha detto Riccardo Monaco, come un nuovo fardello, un nuovo appesantimento del processo, ma che via via si è strutturato invece come un elemento veramente di qualità e che in via sperimentale stiamo attuando, unici in Europa, e questo ci tengo a dirlo, nel nostro paese, sta incominciando a dare buoni frutti, buoni risultati, e che con molta probabilità, ed è partito il microfono, ok, con molta probabilità diciamo ne darà, anzi ci speriamo e ci mettiamo tutto l'impegno, ne possa dare sempre di più anche nella seconda fase e diventare una best practice europea per poi essere eventualmente anche inserita nella programmazione comunitaria, che spero ci sia, 2021-27. Il piano di rafforzamento è previsto dall'accordo di partenariato, è un documento che nella sua iniziale idea doveva essere abbastanza snello e doveva viaggiare intorno all'individuazione di interventi di rafforzamento. Quindi in realtà sostanzialmente le amministrazioni sono state portate a fare una sorta di autoanalisi, un modo per cercare di capire che cosa è che non ha funzionato nella precedente organizzazione, individuare quindi dei target di miglioramento abbastanza ben precisi e quantificabili, ed individuare allo stesso tempo degli interventi di miglioramento, di rafforzamento, di miglioramento amministrativo. La costruzione dei PRA nella prima fase è una costruzione che tiene molto a questa ripartizione che vi ho dato. Da una parte si inizia subito con inizialmente un'analisi del contesto legislativo, cioè la domanda doveva essere: che cos'è che non ha funzionato nel 7-13, che cos'è che ha possibilità di miglioramento e che cos'è che noi vogliamo migliorare. E questo era tutto nella parte, diciamo, iniziale, nella parte di contesto organizzativo e legislativo del piano. Dopodiché si andava ad analizzare, oltre alla definizione delle responsabilità, quali erano i target di miglioramento, e si individuavano gli interventi di miglioramento amministrativo suddivisi, classificati nelle tre sezioni di interventi di semplificazione legislativa, interventi che inerivano sul personale e altri interventi di carattere trasversale o strumenti comuni.
A questo poi accompagnati anche i vari allegati, di cui l'allegato C è stato quello particolarmente rognoso nell'ultima fase e di cui poi rapidamente ne parleremo. Tutto questo processo, come è stato detto, è coordinato, è diciamo monitorato da due strutture, che è una struttura di indirizzo per i piani di rafforzamento amministrativo, che è il comitato di indirizzo, ed è diciamo una struttura estremamente elevata che è collocata presso la presidenza della segreteria, il segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi diciamo incardinata all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre invece la segreteria tecnica del comitato di indirizzo, di cui facciamo parte io e Riccardo, è coordinata dall'Agenzia della Coesione Territoriale ed è la struttura più operativa, quindi voi sentirete parlare molto più della parte di segreteria tecnica, perché la segreteria tecnica è quella che ha il raccordo e ha creato la rete con i 29 responsabili dei piani di rafforzamento amministrativo. La governance attualmente svolge la segreteria tecnica un'attività di indirizzo, di coordinamento, di sorveglianza dell'intero processo, e redige dei rapporti di monitoraggio quadrimestrali che vengono in realtà costruiti sulla base delle informazioni che quadrimestralmente le amministrazioni regionali ci forniscono sulla base di dei modelli prestabiliti che noi abbiamo definito all'interno di linee guida di monitoraggio e che appunto vengono inseriti in quella piattaforma community Mosaico Gruppo PRA, che è diciamo stata creata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, e nella quale possiamo recuperare tutte quante queste informazioni, matcharle e arrivare alla costruzione dei 4 rapporti di monitoraggio. I rapporti di monitoraggio vengono poi pubblicati e vi invito ad andare sul sito del programma dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nei quali possono essere scaricate. Adesso dall'ultimo, una settimana fa, è stato pubblicato l'ultimo rapporto di monitoraggio con i dati al 31 di dicembre del 2016. I rapporti vengono condivisi all'interno della segreteria, ma più che altro anche con i responsabili PRA, e vengono quindi pubblicati. La novità di quest'ultimo rapporto è il fatto che a questo viene anche allegato un appendice di dati statistici, e quindi chi vuole può anche fare determinate raffronti, estrazioni e anche elaborazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti all'interno del rapporto. Questa slide è complicatissima. È una slide che però ci teniamo sempre ad evidenziarla, perché fa capire un po' l'impianto strategico che sta dietro questa macchina, e di fatto come tutto quanta la programmazione, almeno tutti i programmi a differenze intensità, possono contribuire a questi interventi e quindi al piano. Le azioni di miglioramento che stanno dentro il piano possono avere un costo. Ci sono azioni di miglioramento, interventi di miglioramento che hanno costo zero, interventi legislativi, interventi regolamentari. Ovviamente c'è un impegno, c'è un obbligo nel realizzare quelle attività, c'è un processo molto dispendioso, c'è un costo personale probabilmente, ma non un costo monetario. Ci stanno altri interventi che possono essere tranquillamente ampiamente coperti da risorse del bilancio regionale o del bilancio ordinario, per quanto questo è sempre più restrittivo comunque come attività. Non so, per dire anche il rafforzamento, nuovi concorsi pubblici, in realtà in un certo senso per la maggior parte dei casi viene coperto dal bilancio ordinario. Poi nell'altra parte, i piani di rafforzamento e le azioni di miglioramento sono invece molto collegate, nella stragrande maggioranza almeno, da interventi che vengono coperti finanziariamente all'interno dei programmi operativi, e qui nella duplice veste, nel senso che quando si tratta di interventi che rientrano nell'ambito di supporto, e ci troviamo nella parte bassa, azioni temporanee sulla filiera dei fondi, cioè quindi quelle che vengono classificate nel gergo comunitario come assistenza tecnica,
ovviamente la coerenza programmatica è con gli interventi, con quell'azione, quell'asse di assistenza tecnica che si trova all'interno di ogni programma operativo. Io devo svolgere delle azioni che vanno a rafforzare l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione attraverso expertise esterne, attraverso la costruzione di anche strumenti informatici particolari, lo devo caricare ovviamente nell'ambito dell'assistenza tecnica del programma. Ma se io quell'azione l'ho inserito, quell'intervento l'ho inserito nel PRA, quell'azione in un certo senso va ad impattare sul piano di rafforzamento amministrativo, quindi entra pienamente dentro il processo. Dall'altra parte ci stanno invece quelle un po' più complesse, le policy dell'obiettivo tematico 11, cioè nella duplice veste, che il FESDRE è coperto solamente dalla parte del PONGOV, l'FSE nell'ambito dei programmi regionali ci si ritrova, tutti i programmi regionali hanno un asse di capacità amministrativa, capacity building, almeno FSE, e poi la parte invece addirittura settoriale che rintracciamo in alcuni programmi nazionali e nei programmi sempre regionali. L'obiettivo è quello di andare a coprire, l'obiettivo tematico 11 è andare a coprire le politiche incidenti, tutti gli obiettivi tematici, quindi il rafforzamento della capacità amministrativa incidente tutti gli obiettivi tematici, ma anche quelle che sono le azioni di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione. Esempio, se io la normativa in materia ambientale, creare una nuova normativa in materia ambientale non mi costa nulla, portare le amministrazioni a realizzare, attuare quella normativa in materia ambientale nell'ambito delle proprie strutture amministrative invece può avere un costo, creare, diciamo, modellizzazione, modellizzare quel processo, generare anche appunto rafforzamento delle competenze, formazione, ma non solo. E quindi tutto quanto questo ha un costo, e questo in realtà è pienamente coerente con l'obiettivo tematico 11 Fondo Sociale Europeo, e potrebbe, diciamo in dipendenza del tipo di coerenza programmatica, rintracciarsi sia come una copertura sia all'interno dei programmi operativi regionali che dei programmi operativi nazionali. In questo senso, se quell'intervento è stato selezionato all'interno del piano di rafforzamento amministrativo, quell'intervento concorre a raggiungere una finalità del piano e quindi di fatto entra in questo processo. Questo è un po' per darvi l'idea del quadro complessivo, complesso e complessivo in un certo senso, che sta dietro la strategia del piano di rafforzamento amministrativo. Come i piani di rafforzamento non devono essere visti come una cosa in più, ma come un elemento diciamo parte integrante di un processo molto più ampio, che allo stesso tempo diventano stimolo ma anche tentativo di collage, di riunione delle varie componenti, quindi danno anche in questo senso un elemento di compattezza, di coordinamento del processo. Il quarto rapporto di monitoraggio, ve l'ho detto, sono i dati al 31 dicembre, vi do giusto qualche elemento, ma non entro eccessivamente, è leggibile ed è scaricabile dal sito che vi ho appunto prima indicato. Ci sono alcune particolarità, il fatto che abbiamo finalmente tutti i dati di tutte e 29 le amministrazioni coinvolte, non tutti i piani hanno avuto una linea di approvazione che deriva molto anche dalla tempistica di approvazione dei programmi FESR più che altro, quindi l'ultimo programma approvato FESR poteva venire approvato se ci stava allegato o comunque collegato un piano di rafforzamento amministrativo di quell'amministrazione, in una situazione abbastanza evoluta o quantomeno adottata formalmente, si diceva da un certo punto di vista. In molti casi è sempre stato così, in alcuni casi c'è stata l'esigenza anche di fare un'opera di riallineamento di alcuni piani di rafforzamento amministrativo. Fatto sta che i monitoraggi precedenti mancavano all'appello ancora l'adozione formale di tre piani. Nel 31 dicembre tutti quanti questi piani sono stati adottati secondo, terzo trimestre entro il terzo trimestre del 2020.
e 16, quindi al 31 dicembre già avevano degli interventi individuati come in scadenza a quella data, e quindi già in un certo senso i 29, le 29 amministrazioni per intero entravano nel processo di monitoraggio. Molti di questi piani erano stati, alcuni di questi piani erano stati addirittura avviati nel 2014, quindi dato che il piano di rafforzamento amministrativo biennale erano scaduti al 31 dicembre 2016, e questo è già un elemento di novità, per la prima volta abbiamo monitorato piani, diciamo così, in un certo senso temporalmente scaduti, anche se in molti casi con interventi e target ancora non pienamente conseguiti. E poi un maggior livello di classificazione che ha dato la possibilità di poter analizzare ancora più in profondità i dati provenienti dai rapporti di monitoraggio e darci anche dei ragguagli per quello che potrà essere la seconda fase PRA, di cui anche questo in maniera molto spot vi parlerò. Risultati rapidamente: 793 interventi da completare al 2016, 554 interventi completati. Che cosa vuol dire interventi da completare? Vuol dire che in realtà ognuno di queste informazioni, a cui in parte avevo accennato ma è bene ribadire, ogni intervento ha una scadenza, cioè deve essere realizzato entro un termine. Ogni intervento oltretutto ha un responsabile, e quindi la scadenza di quell'intervento viene monitorata ai fini di questo monitoraggio, nel senso che viene rileva se quella scadenza era precedente al 31 dicembre 2016, si va a verificare se è stato completato o meno. Se era successivo, concorre nella complessiva attuazione del rapporto, ma non rileverà all'interno di questi 554 interventi. Il da completare, come previsti, erano appunto 793 da completare e 554 completati, quindi vuol dire che il 70% sono stati completati. C'è una riduzione, quindi un ritardo, una riduzione del ritardo, mentre il precedente monitoraggio diciamo c'era stato un evidente ritardo del 40% quasi da ancora da completare rispetto a quelli scaduti. Qui siamo scesi al 30. C'è da dire due elementi importanti: uno, che le amministrazioni meno sviluppate hanno incominciato a marciare al ritmo di quelle più sviluppate, quindi da un certo punto di vista c'è stata l'ultima striscia blu ha avuto un'impennata verso l'alto, e questo denota anche un senso di responsabilizzazione, di responsabilità delle amministrazioni del Mezzogiorno, che hanno avviato pienamente e credono anch'esse fermamente nello strumento. C'è da dire un altro elemento particolare, è che è vero che mancano il 30% degli interventi da soddisfare, però l'ultimo rigo, il 22% degli interventi la cui realizzazione è stata pianificata nel 2017 sono stati completati, quindi c'è un'anticipazione, una cosa un po' anomala da un certo punto di vista. Forse probabilmente questo è anche, se vogliamo, un indice di probabilmente criticità in fase di progettazione, di programmazione degli interventi nella costruzione del PRA, perché sono stati anticipati alcuni interventi che dovevano essere realizzati dopo, mentre invece alcuni interventi da realizzare entro il 31 di dicembre sono stati tra virgolette posticipati. Se vogliamo, unendo questi gli interventi da realizzare a quelli interventi realizzati dopo il 31 dicembre a quelli realizzati entro i termini, probabilmente saliamo veramente molto più alto rispetto al 70%, siamo quasi al 90%, quindi per dire che se questi fossero stati inclusi non ci saremmo stati in attuazione, in linea.
Gli interventi in anticipo hanno riguardato molto più le amministrazioni in transizione, che tra l'altro sono in realtà le amministrazioni che hanno avuto più ritardo in questo monitoraggio degli interventi da completare entro il 31 dicembre 2016, come se in realtà ci fosse stata l'idea di attivare interventi indipendentemente dalla loro scadenza, anticipandone diciamo alcune conseguenze, e questo però ha dato una valutazione un po' differenziata rispetto a queste amministrazioni. Per quanto riguarda i target, c'è da dire, c'è una criticità che riguarda i target della prima fase. Tutto ciò è in realtà servito ad esperienza per poter poi superare, mi sembra qualche volta quando dico queste cose mi sembra tipo Steve Jobs di un po' di tempo fa, che entrava dentro e diceva: beh, abbiamo analizzato l'Apple, l'iPhone, abbiamo trovato quello che non andava e quindi l'abbiamo superato. Diciamo che è una cosa del genere, abbiamo spacchettato i piani di rafforzamento amministrativo, abbiamo visto quello che erano un po' i colli di bottiglia, quello che non andava, e abbiamo cercato, almeno nella nuova fase, cercheremo nella nuova fase di superarli. Uno di questi sono stati i target. I target in realtà non sono stati individuati né nel numero né nella tipologia in maniera omogenea. Quindi anche paragonare target, il raggiungimento dei target di diverse amministrazioni non è neanche molto corretto. Paragoniamo il target di un'amministrazione che ne ha individuato solo uno a target di altre amministrazioni che ne hanno individuate 30, con anche differenziazioni, alcuni sono unicamente collegati ai processi di spesa dei programmi o anzi all'abbattimento dei tempi, altri invece sono molto connessi per esempio alla realizzazione, alla costruzione di strutture, alla definizione di strutture organizzative interne, realizzazione flussi procedurali e quant'altro. Quindi di fatto c'è una disomogeneità che ci impedisce di restituire un dato, diciamo, a livello nazionale aggregato corretto. Quindi prendete anche queste informazioni così come sono, per quelle che sono una restituzione di un dato aggregato che è difficile aggregare. E quindi 118 target già raggiunti, 472 target previsti, di cui il 277 che erano da raggiungere entro dicembre 2016, e appunto una eterogeneità della numerosità dei target che rende complicato il paragone. L'ultimo periodo di monitoraggio, l'ultimo quadrimestre, è coinciso con una importante, cioè una vera, più che forse accelerazione, un avvio della fase di attuazione dei programmi operativi. E quindi anche in questo senso l'attuazione degli interventi è stato posto in raffronto, si è cercato di porre in raffronto con anche, e questo il rapporto ne parla in più parti, con l'attuazione concreta e l'accelerazione della spesa e quindi l'avvio operativo dei programmi dal punto di vista dell'attuazione. Anche una parte molto critica, che è quella che anche questa abbiamo cercato un po' cercheremo di superare nella 14-20, e cioè quella connessa alla riduzione dei tempi. Una cosa molto importante dei PRA era il fatto che i PRA avevano come target quello principale monitorato appunto in questo famigerato allegato C, quello di ridurre i tempi di attuazione delle procedure. Si partiva da delle tempistiche che erano assurde, anche diciamo eccessive, che compromettevano i tempi di realizzazione del programma stesso entro il settennio, e quindi si cercava in un certo senso di impegnare le amministrazioni a ridurre considerevolmente e a cercare di raggiungere e a portare in essere, diciamo, attivare interventi il più possibili finalizzati ad accelerare queste procedure che avevano poi oltretutto impatto diretto sulla spesa del programma. E questo è difficile, non tutti gli allegati C all'interno dei piani di rafforzamento amministrativo sono omogenei,
In fase di monitoraggio questo ha creato un po' più di complessità e quindi i dati sono stati anche scarsamente inseriti da parte dell'amministrazione. Qualche dato si può dire, si può dare, ma anche questo con la dovuta cautela, cioè sembra essere nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, i lavori preparatori sembrano essere quella che è la parte, diciamo, la fase più critica. Nel FESR ha dei tempi nelle fasi procedurali molto più lunghe del Fondo Sociale Europeo, ma questo è anche direi per chi lavora nel settore più ovvio, perché il FESR pone in essere delle procedure molto più complesse rispetto al Fondo Sociale in generale. Due parole per i nuovi PRA e quindi per la seconda fase. Cosa è uscito fuori dal monitoraggio, anche ad esito dell'ultimo monitoraggio? Prima di tutto una differente individuazione in alcuni casi c'è una scarsa attenzione nel differenziare interventi e target. Alcune volte vengono individuati come target chiaramente degli interventi, e questa cosa ovviamente non va bene. C'è una eccessiva numerosità di alcuni target, e direi a questo in altri casi un'eccessiva riduzione di alcuni target. Un'amministrazione ha scelto di individuare un unico target, il che, diciamo, crea anche questa disomogeneità tra amministrazioni che vi ho raccontato. Non sempre, anzi quasi mai, c'è questo raccordo diretto tra interventi e target, quindi tu non riesci a capire nel momento in cui vedi che il target non è stato adempiuto e vedi che in realtà gli interventi sono stati realizzati, quali sono le motivazioni che sottendono questo scollegamento. Quindi è perché probabilmente c'è stata una visione non è stato messo un target più generale piuttosto che collegarlo agli interventi, quindi questa sconnessione crea un problema a livello di monitoraggio. Nell'ambito del monitoraggio ovviamente ci sono state tante questioni che riferiscono più che altro la complessità e l'onerosità dei dati da richiedere nelle varie schede, diciamo, nei monitoraggi quadrimestrali. Cosa abbiamo fatto? Tipo sempre Steve Jobs, abbiamo cercato di definire quello che vogliamo, è cercare di definire target quindi predefiniti e concentrati, due macro target, target di efficienza amministrativa, quindi riduzione dei tempi, e target di efficacia finanziaria, cioè performance di spesa, aumento della spesa all'interno dei programmi. Un maggior accordo ove possibile tra interventi e target, alcuni interventi che vengono già definiti a livello nazionale, quindi standardizzati, questi in modo da uniformare a livello nazionale su determinati interventi tra virgolette core, cioè quindi essenziali e, diciamo, insostituibili. In interventi, e questo era presente nella vecchia programmazione, interventi e target mai riferiti ad adempimenti e obblighi regolamentari. È ovvio che se io devo far approvare il sistema di gestione e controllo, se io devo dotarmi di un sistema che garantisca l'interoperabilità dei dati, lo dice il regolamento, entro il 31 dicembre 2016, quell'intervento io non lo metto dentro il target, dentro il PRA, è un intervento regolamentare, quindi non mi serve ad inserirlo come obbligo dell'amministrazione, lo è già, è un obbligo regolamentare. Introduzione di autovalutazioni, valutazione indipendente e movimenti, un aumento di questi momenti di comune di informazione e comunicazione ai cittadini, di cui questo è anche un esempio, diciamo, concreto, l'attuale seminario. Quindi di fatto il PRA rimane un PRA di durata biennale. È stata introdotta una possibilità di una rivisitazione a metà periodo, quindi dopo un anno è possibile rivisitare gli interventi dei piani di rafforzamento del Ministero sulla base di alcuni paletti che sono illustrati nelle linee guida che verranno poi approvate a breve. La struttura dei nuovi PRA bene o male ricalca quella precedente, quindi non ci sta nessuna particolare novità dal punto di vista di nomenclatura, cambia il contenuto di almeno due sezioni, una inerente appunto agli interventi di rafforzamento amministrativo e l'altra i tre allegati.
La parte degli interventi, abbiamo detto, possibilità di individuare in questo processo di diciamo autovalutazione che a breve partirà e coinvolgerà tutti e 29 piani di rafforzamento amministrativo. Individueremo quindi interventi standard, quindi un set di interventi, daremo la possibilità alle amministrazioni di individuare ulteriori interventi aggiuntivi ovviamente a quelli standard, ma sempre in un numero limitato considerando le specificità territoriali o dei singoli programmi operativi dell'amministrazione, daremo quegli interventi, devono essere sempre almeno interventi inseriti in questa sezione, dovranno corrispondere e quindi essere collegati ad obiettivi di rafforzamento, che siano obiettivi di miglioramento, che siano appunto come riduzione letti, come riduzione dei tempi o aumento dei processi, cioè accelerazione della spesa, quindi performance finanziaria. Quindi non verranno e potranno essere inseriti qua dentro interventi che non sono collegati a quegli obiettivi che vi ho detto. Oltretutto puliremo un pochino, perché nell'ambito, in molti casi, in alcuni casi è capitato, qua stiamo parlando di fondi strutturali sono Fondo Sociale Europeo, FSE, e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, quindi non rientra, per dire, in questa sezione il PSR o comunque il FEASR, quindi la parte, diciamo così, agricola, se vogliamo, che è il connotato dei fondi SIE, che riguardano gli investimenti europei e quindi non sono i fondi strutturali. Ma tutto ciò non sparirà, perché poi vi dirò dove andrà a finire. L'allegato A rimane e ti dice tutto quello che vi ho detto prima: è target, ok, interventi e le novità ve le abbiamo detto, tutta con quale organizzazione, qual è l'organizzazione di partenza, e ovviamente ed è come nell'attuale ci sarà un allegato A che riporta l'organizzazione di partenza di quell'amministrazione al momento dell'approvazione del PRA. L'allegato B, completamente ristrutturato rispetto al precedente, troveranno invece spazio gli ulteriori interventi di rafforzamento amministrativo e relativi target che le amministrazioni vogliono diciamo selezionare, che non sono collegati direttamente all'interno dei target di efficacia e di efficienza, cioè quindi non importano quegli interventi qua inseriti, non vanno a diciamo impattare su target di quindi riduzione dei tempi o di accelerazione dei processi di spesa e quindi performance finanziaria, ma sono degli interventi ulteriori il cui l'amministrazione intende diciamo inserirle all'interno del PRA per una questione di anche copertura, endorsement politico, di impegno nell'attuazione, che riguarda l'amministrazione magari anche in altri elementi diciamo organizzativi della stessa, ma che potrebbe anche avere esempio qua dentro potrebbero essere inseriti interventi FEASR, quindi quelli che in realtà riguardano una tipologia di fondo che non è appunto, come abbiamo detto, dei fondi strutturali. Possono essere inseriti anche interventi che includono rafforzamento delle strutture di valutazione o quant'altro, che quindi poco impattano sugli elementi di efficienza e di efficacia previsti nella parte A. E questo è, diciamo, tutta quanta la parte residuale, ma il fatto di scriverle all'interno dell'allegato P non vuol dire dargli una cittadinanza diciamo così diversa, sono sempre interventi del PRA, sono sempre, quindi vincolano sempre l'amministrazione a realizzare e a raggiungere quei determinati target, ma verranno monitorati a livello nazionale in maniera separata, in modo tale da creare, da una parte io ho un monitoraggio strutturato su dati omogenei, dall'altro ho un monitoraggio specifico che ha di quell'amministrazione piuttosto che di un'altra. L'allegato C invece diventa un allegato costruito su due grossi sezioni, una parte che è dell'efficienza amministrativa e l'altra dell'efficacia finanziaria. Gli interventi, quindi il nome del target sarà definito a livello nazionale in base all'autovalutazione che appunto a breve partirà, ma più che altro in base alla restituzione dei dati
pratiche diciamo automatizzati che dovrebbero provenire dal sistema, dalla banca dati unitaria con i quali noi che è gestita dal MEF IGRUE, con le quali noi abbiamo avviato una interlocuzione, e che verranno poi completati da parte delle singole amministrazioni inserendo i target alla fine del biennio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'allegato C di fatto diventerà in fase di monitoraggio quasi del tutto automatizzato. Noi non andremo a chiedere più informazioni ai singoli responsabili dei piani di rafforzamento amministrativo, che poi a sua volta dovranno richiederle a quelle povere disgraziate autorità di gestione che sono molto spesso oberate di altri fardelli regolamentari, che quindi non portate a restituire un dato così tanto rapidamente. E oltretutto anche da parte nostra del monitoraggio, che cosa abbiamo pensato? Cioè, l'idea è stata quella, visto che questi dati vengono comunque utilizzati, gestiti dai sistemi locali e quindi stanno dentro i sistemi locali, vengono scaricati obbligatoriamente dentro una BDU, quindi una banca dati nazionale gestita dall'IGRUE, quei dati sono validati a diversi livelli, quegli stessi dati restituiti e diciamo con dei logaritmi incrociati con altri, con secondo le finalità dei piani di rafforzamento amministrativo, ci potrebbero dare restituire appunto queste informazioni in maniera automatizzata, senza doverle andare a richiedere, e oltretutto avremo anche delle informazioni che sono qualitativamente superiori, migliori rispetto a quelle fornite con schede di monitoraggio separate da parte degli stessi responsabili, i quali molto spesso non c'è un riscontro qualitativo sulle informazioni che vengono fornite. Il quadro generale che noi stiamo attivando prevede l'avvio della seconda fase EPRA all'inizio del 2018. In questo momento stiamo appunto nella fase di definizione dell'autovalutazione. L'autovalutazione partirà, il negoziato in realtà prenderà avvio con molta probabilità dal mese di settembre, per poi concludersi presumibilmente per dicembre. Il tempo è molto breve, il lavoro è enorme, anche tante persone coinvolte, però c'è una volontà generalizzata, diciamo, comune, anche rafforzata in diverse occasioni di incontro nostro, in quali questa tempistica auspichiamo tutti possa essere rispettata. Io qui mi fermo. Grazie Giorgio per la chiarezza con cui hai trasferito queste informazioni. Come vedete funziona? Si sente? Come vedete è una pratica complessa, ma è una pratica complessa in quanto sono numerose le amministrazioni che fanno parte di questo processo, quindi stare dietro alle amministrazioni regionali, nazionali, coinvolgerli, forse è quella la complessità di tutto questo percorso che stiamo portando avanti. Però è un esperimento che sicuramente non finirà con la seconda fase. Questo lo dico anche per l'esperienza che abbiamo nel gestire un programma comunitario. Perché dico questo? Perché qui ci siamo fermati ovviamente alle amministrazioni che sono titolari dei programmi. Chi conosce questo mestiere sa che sotto le amministrazioni che gestiscono i programmi c'è tutto un altro mondo. Parlo ovviamente degli organismi intermedi, parlo dei beneficiari, che in questa fase sono toccati in maniera indiretta. Dico in maniera indiretta perché oggi non esiste il piano di rafforzamento amministrativo di un'amministrazione beneficiaria o di un organismo intermedio. Ci sono delle modalità con cui
l'autorità di gestione interviene a supporto, ma diciamo le amministrazioni beneficiarie ovviamente non si dotano di un e sappiamo che la maggior parte, diciamo il 70% delle risorse che stanno all'interno di un programma non sono gestite a livello ovviamente di progetti dall'autorità di gestione. L'autorità di gestione in genere ha dei progetti a titolarità, ma la maggior parte del programma è ovviamente va a finanziare soggetti che sono. Però questo diventa più semplice probabilmente quando si tratta di pubbliche amministrazioni. Prendiamo un programma come il nostro, come il PON Governance, che fondamentalmente i beneficiari sono pubbliche amministrazioni, per cui questa attenzione e questa sensibilità cerchiamo di trasferirla direttamente noi ai nostri interlocutori. Diventa molto più complesso ovviamente quando ci sono programmi, soprattutto i programmi regionali, quando gli interlocutori e i beneficiari molto spesso ovviamente sono soggetti estranei alla pubblica amministrazione, perché come sappiamo in materia di aiuti ci sono molte imprese che intervengono nell'attuazione dei programmi. Quindi è un lavoro che ci auspichiamo possa avere anche nella prossima, come diceva Giorgio, nella prossima fase di programmazione, un'attenzione particolare che non riguardi soltanto, ripeto, questo livello alto di autorità di gestione, di amministrazioni regionali, ma che possa in qualche modo diventare un metodo per tutte le pubbliche amministrazioni. Parlavo prima con i colleghi delle regioni che forse l'embrione di questa pratica potrebbe risalire al famoso articolo 2 della legge 241, no? Quella sui procedimenti amministrativi. L'articolo 2 prevedeva che ogni amministrazione si doveva dotare di un regolamento attraverso il quale doveva fare una ricognizione al proprio interno di quelli che erano i procedimenti amministrativi classici, no? di quella pubblica amministrazione, e doveva definire semplicemente i termini entro i quali quei procedimenti si dovevano concludere. Quindi già esisteva nel 1990, quando fu emanato il decreto legislativo 241, un qualcosa che si avvicinava a questo processo qui. Oggi però non sono soltanto i termini, parliamo sempre ovviamente di tempi, di tempistiche, di riduzione, di semplificazione, non è soltanto la definizione di un termine entro cui si deve concludere un procedimento, ma è ovviamente tutto un'architettura, un disegno di riorganizzare le amministrazioni in generale per essere più efficienti, ma con quale finalità? Alla fine quella di essere più vicina ai cittadini, più vicina di ridurre a volte questa distanza che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti dei cittadini, delle imprese, e quindi questo è fondamentalmente. Ora io passerei, se siete d'accordo, se avete poi delle curiosità, magari dedichiamo uno spazio, lo dedichiamo a eventuali vostre domande, vostre curiosità su questo tema. Però vorrei ora presentarvi dei colleghi che ci porteranno appunto delle testimonianze del lavoro che hanno svolto all'interno delle regioni. Abbiamo scelto 3 regioni, tra quelle più sviluppate, meno sviluppate e in transizione. Ovviamente termini che a me non piacciono tanto, lo dico sempre quando parliamo. Poi io tra l'altro sono siciliano, per cui quando penso che la mia regione tra le meno sviluppate in Italia mi dà un po' di fastidio, però che le statistiche poi dicono che a livello di PIL effettivamente la regione siciliana è tra quelle che hanno un prodotto interno lordo più basso, e quindi quello che dobbiamo fare è cercare di migliorare le pubbliche amministrazioni affinché siano da motore allo sviluppo dell'economia e quindi ad una produzione maggiore di PIL. Passo la parola a Mario Monsurro, che è il collega della regione Campania. Stavo seguendo quest'ordine. Ok, allora partiamo dalle più sviluppate. Allora partiamo dal nord. Quindi Michele Ispano della regione Emilia-Romagna. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio voi della partecipazione e l'agenzia per l'invito. Io avevo preparato una manciata di slide, però vi chiederei il permesso di andare a braccio per cogliere uno spunto nelle parole iniziali di Riccardo Monaco, che diceva con molta onestà questo percorso dei piani di rafforzamento amministrativo è stato inizialmente molto difficoltoso, perché prevaleva all'inizio una logica legata all'adempimento più che altro, ed è soltanto con il passare del tempo che ci si è resi effettivamente conto che
poteva essere uno strumento utile che dava, apriva effettivamente delle opportunità. Per noi è stato così, assolutamente. Devo anche dire, credo anch'io con abbastanza con onestà, che il nostro piano di rafforzamento come Regione Emilia-Romagna non è nato sotto una stella particolarmente favorevole, nel senso che fa parte di quella tranche di primi PRA che sono stati scritti, approvati e che hanno vissuto il problema comune di un quadro ancora estremamente incerto, perché la fase di programmazione 14-20 era ancora in avvio, molti tasselli del puzzle dovevano ancora incastrarsi e quindi questo ha reso per noi molto difficile riuscire a scrivere il PRA. Stiamo parlando di ottobre 2014. Seconda difficoltà che abbiamo affrontato, questo forse siamo stati una delle poche regioni, è che lo abbiamo scritto sotto una giunta uscente e questo ha complicato molto le cose. Credo che si possa anche poi vedere negli interventi che abbiamo scelto che in molti casi non sono particolarmente ambiziosi, lo devo dire. La terza difficoltà grossa che abbiamo dovuto affrontare è stata che la nuova giunta neo insediata inizio 2015, subito dopo aver approvato il PRA, che è stato uno dei primi atti della nuova giunta, ha operato una riorganizzazione completa di tutta l'amministrazione regionale. Noi avevamo 10 direzioni generali, sono diventate 5. La direzione generale presso cui si trovava l'autorità di gestione del FESR è stata fusa con quella in cui si trovava l'autorità di gestione dell'FSE. Lo stesso responsabile tecnico del piano di rafforzamento amministrativo è cambiato perché il direttore precedente è uscito e ne è arrivato uno nuovo, il quale tra l'altro gioco forza si è ritrovato il PRA senza averlo scritto in sostanza. Quindi siamo passati attraverso tutte queste fasi. Nonostante questo, devo dire, credo che siamo riusciti ad avere finora risultati abbastanza soddisfacenti. Faccio vedere, cambio l'ordine di quello che avevo scritto, però questi sono i dati del nostro ultimo monitoraggio, cioè di gennaio. L'unico dato che vi faccio vedere è quel 94% finale, che è la percentuale di avanzamento media dei 20 interventi previsti del nostro piano. Quella percentuale con il monitoraggio di adesso, per cui nel giro di una settimana vi invieremo i dati, sarà diventato un 100%, quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti, devo dire. Con il tempo, come diceva prima Riccardo Monaco, ci siamo resi conto di quanto il PRA sia stato un'opportunità. Più ancora che per il raggiungimento degli obiettivi o per il raggiungimento dei target, sui quali tutto sommato la nostra amministrazione aveva buone performance anche in passato rispetto alla media nazionale, il PRA per noi è stata un'occasione molto forte di integrazione tra tutte le strutture che si occupano di programmazione 14-20, tra fondi diversi, tra servizi che si occupano di personale, di formazione e così via. Veniamo da una struttura storica come amministrazione fatta abbastanza per compartimenti stagni. E l'autorità di gestione del FESR si parlava poco con quella dell'FSE, che a loro volta tutte e due parlavano poco con l'agricoltura. Devo dire che con questo giro di programmazione le cose si sono invertite moltissimo. Questo è un po' per la spinta della Commissione europea verso l'integrazione, un po' anche grazie al piano di rafforzamento. L'unica altra slide che vi faccio vedere è indietro, è questa, che fa vedere quali sono i temi comuni su cui lavoriamo oggi in maniera integrata. Non so se si legge, però in sostanza monitoraggio e valutazione sono tutte tematiche che vengono affrontate prima di tutto in maniera integrata fra tutti e tre i fondi, quindi non solo FESR ed FSE, ma anche agricoltura con il FEASR. Dopodiché ci sono tutti i temi relativi alle condizionalità ex ante, per cui aiuti di Stato, appalti pubblici, formazione del personale. Questa è una volta
tanto. Esatto. Tutti questi che sono i quadratoni blu e azzurri, in sostanza, sono temi che sono ricompresi all'interno del nostro piano di rafforzamento. Al di fuori di quello abbiamo strategia nazionale per le aree interne e comunicazione. Anche su questi temi oggi lavoriamo soprattutto in maniera integrata, per cui ad oggi devo dire il vero valore aggiunto del nostro piano di rafforzamento amministrativo paradossalmente non sta tanto nel raggiungimento degli obiettivi, sta abbastanza ma neanche troppo nel raggiungimento dei target, sta sull'aver imparato a lavorare insieme in maniera integrata, guadagnando ognuno dal punto di vista degli altri, cercando di socializzare il più possibile esigenze, fabbisogni, competenze anche. Questa per noi è una cosa nuova e il PRA ci ha aiutato moltissimo da questo punto di vista. Io avrei anche chiuso, poi semmai tengo spazio per curiosità e ulteriori approfondimenti. Perfetto, grazie Michele. Allora passo subito la parola a Mario Lodi, Regione Sardegna. Funziona? Sì. Allora, innanzitutto porto i saluti della dottoressa Nedde, che era responsabile del PRA Sardegna, che non è potuta essere qua per motivi personali anche d'ufficio, e quindi sono venuto io purtroppo a parlare per la Regione Sardegna. Allora, la prima premessa è questa, anche io cambierò l'ordine delle slide. Sentendo il dottor Monaco, sentendo anche il collega dell'Emilia, mi veniva quasi la voglia di non intervenire, nel senso che molte cose sono state dette e anche non le si voleva dire. Però forse c'è un elemento comune, e cioè questo aver vissuto il PRA non come adempimento, ma come un'opportunità, noi l'abbiamo recepito da subito e ce ne siamo sempre più convinti partecipando poi agli incontri con la segreteria e alle interlocuzioni. Questo mi fa pensare che non è che siamo tutti, come dire, nella stessa barca. Forse si è riusciti a trasmettere questo messaggio, questo modo di approcciare al PRA alle cose, che è un valore aggiunto. Cioè, è veramente, mi sembra che se tutti quanti abbiamo avuto la stessa sensazione, tutti quanti abbiamo percepito questa occasione non come un adempimento ma come un'opportunità, mi sembra che sia già un merito di chi ha anche, non solo delle amministrazioni, ma di chi ha portato avanti l'iniziativa ed è riuscito probabilmente a farci ragionare o a vivere l'esperienza in questo modo. Noi quando abbiamo iniziato ad occuparci del PRA nel 2014, al contrario dei Rimini, abbiamo avuto l'insediamento della nuova giunta regionale. Era una giunta quindi che ha portato avanti il suo programma di governo, anche questo incentrato sulla riforma, siamo sempre riforma nella pubblica amministrazione, siamo sempre così. Quindi il PRA ha assorbito ed acquisito al proprio interno tutti quegli elementi legati al progetto e alla riforma che hanno accompagnato sia la stesura del PRA che l'attività dell'intera amministrazione. Nel convincimento che non si può lavorare se non cambiando l'intera organizzazione regionale, cioè le autorità di gestione o chi si occupa di fondi strutturali non sono un mondo a sé stante, non dobbiamo lavorare soltanto per i cambiamenti di chi si occupa di fondi strutturali, ma l'intera amministrazione che deve modificare, deve cambiare il proprio assetto organizzativo. Siccome io mi occupo di organizzazione, noi su questo abbiamo puntato molto, cioè avevamo una struttura organizzativa basata in modo estremamente rigido sulla attribuzione delle competenze per assessorati con legge, questo impediva di avere forme flessibili di organizzazione che ci consentivano di essere più aderenti a quelli che potevano essere gli obiettivi o i piani di realizzazione, e abbiamo lavorato per proporre strutture organizzative che meglio si adattassero a questa progettualità, che si chiama appunto di unità di progetto. Sono unità che nascono con finalità specifiche, con un limite temporale ben determinato, con risorse proprie, che nascono e muoiono proprio con la realizzazione di particolari progetti. Un'altra cosa
sempre seguendo questa azione di riforma, si è puntato molto alle strutture o le soluzioni che prevedevano un coordinamento, un'unitarietà dell'azione dell'amministrazione regionale. Quindi abbiamo iniziato a ragionare non in termini di singoli assessorati o rami specifici dell'amministrazione regionale, ma mettendo insieme l'amministrazione con tutto gli agenzie regionali, ragionando come se fosse un unico soggetto amministrativo che è stato chiamato proprio sistema regione. Quindi non lavoriamo più soltanto come amministrazione che poi si interfaccia con gli altri organismi attuatori o comunque i cosiddetti enti strumentali o le agenzie, ma ragioniamo attraverso una logica di unitarietà di sistema. Un altro strumento che è stato portato avanti con la riforma e che ha aiutato poi all'attuazione e alla realizzazione del PRA è il Comitato di Coordinamento delle Direzioni Generali. Cioè tutti i direttori generali del sistema regione si incontrano, hanno la possibilità di avere momenti comuni per portare avanti in modo unitario le strategie e le politiche dell'amministrazione, cosa che nel passato assolutamente non si faceva. L'ultimo, che poi ha condizionato anche gli aspetti organizzativi del PRA, è l'unità di progetto del coordinamento tecnico di programmazione unitaria. Noi abbiamo un sistema dove era molto frammentata la programmazione, come ho visto poi che non è un male soltanto nostro, ma è un male diffuso, e si è creato un comitato tecnico che tenta di coordinare l'insieme degli interventi in modo assolutamente unitario, quindi FSE, FESR e quant'altro. L'ultima cosa, così chiudo anch'io rapidamente, che è questo, che è anche quello che si è percepito. Il valore che noi abbiamo raggiunto con questa esperienza del PRA è in questi termini. Quando io sono arrivato in regione è come se esistessero due realtà separate, cioè la realtà di chi si occupava di fondi comunitari e di fondi strutturali e l'amministrazione regionale, sia dal punto di vista delle competenze, delle conoscenze, delle soluzioni organizzative. Forse anche chi si occupava di fondi comunitari si sentiva una spanna un po' superiore, quindi c'era sicuramente una sorta di dualismo. È stato fatto un cammino in questi anni, ma forse il PRA ha consentito di mettere insieme queste due componenti. La scelta di individuare nel responsabile dell'organizzazione, anche il responsabile del PRA, forse ha saldato o ha consentito di chiudere questo cerchio che da tanto tempo non ci consentiva di portare avanti. Quindi per esempio con i colleghi delle autorità di gestione ci si è seduti a un tavolo, magari all'inizio in modo un po' spinoso, un po' così, però poi sempre più lavorando e sempre più imparando a lavorare insieme e capendo che i cambiamenti dell'uno servono anche all'altro, cioè se l'amministrazione non cambia non posso essere di nessun aiuto a chi si occupa di fondi strutturali. Se i fondi strutturali non trasmettono le loro competenze, la loro esperienza anche all'interno dell'amministrazione, cioè non è che l'amministrazione dice devo acquisire competenze in materie comunitarie, le competenze dovrebbero essere già nel DNA dell'amministrazione, non ci possono essere due linguaggi, due biotipi diversi all'interno della stessa struttura amministrativa. E anche questo io lo attribuisco, però ho sentito che anche il collega Delemia diceva la stessa cosa, come un valore aggiunto di questa esperienza col PRA. Va bene? Grazie Mario, questo è tra l'altro sarò velocissimo, poi passo la parola a Mario Monsurro, però volevo mettere in evidenza un aspetto in questo caso sul programma, che è l'obiettivo del nostro programma, alla fine del programma di governance. Si parla di governance multilivello. Governance multilivello perché? Perché se noi parliamo di policy, di tematiche che possono essere l'ambiente piuttosto che le imprese, l'innovazione tecnologica, tutte le tematiche che stanno all'interno del corridoio di partenariato, creare una governance multilivello. Cioè questo significa, sono contento di questi due interventi che sono stati fatti, che hanno messo in evidenza come il PRA ha fondamentalmente cambiato la cultura
dell'amministrazione pubblica, perché questo è già un passaggio enorme, è un passaggio enorme. Il fatto di dire aprire le pubbliche amministrazioni ai cittadini, ma ancor prima di questo la pubblica amministrazione si deve aprire a se stessa, cioè il fatto che ci siano pubbliche amministrazioni che ancora oggi lavorano nell'ambito di dipartimenti, direzioni generali, che sono completamente chiusi in maniera proprio a chiusura stagna, come si suol dire, che è un termine utilizzato per queste cose, è veramente un'assurdità. È una cosa che oggi non può esistere. Possiamo avere tutti gli open data, tutte internet, la comunicazione di quello che fa la pubblica amministrazione su tutti i sistemi di comunicazione social, web, tutto quello che vogliamo, ma se la pubblica amministrazione, se un'organizzazione pubblica al suo interno non si apre al suo interno, non dialoga tra le varie competenze che esistono all'interno della pubblica amministrazione, questo è un lavoro praticamente che non serve a niente, che non avrà. Quindi già questo passaggio culturale di aver in maniera consapevole capito che l'amministrazione è unica e tra le diverse, l'organizzazione è unica, non ci sono più organizzazioni, non ci sono più dipartimenti. I dipartimenti, va bene, è una modalità con cui l'organizzazione, una struttura si organizza, ma dal punto di vista delle competenze, delle professionalità, va bene il fatto che molto spesso chi si occupa di fondi strutturali ha una mentalità un po' più, come dire, anche perché i regolamenti impongono determinate cose, che nell'ambito invece della gestione dei fondi nazionali è una cultura un po' diversa, questo è vero, ma esiste all'interno della pubblica amministrazione, quindi aprire quelle modalità all'interno anche di chi non si occupa direttamente di fondi strutturali è fondamentale, tant'è vero che questo esperimento nasce sui fondi strutturali e che dovrà, secondo il mio modo di vedere, nei prossimi anni essere trasferito anche in generale anche in quelle amministrazioni che non hanno programmi, ce ne sono tantissime a livello ministeriale veramente, ma anche a livello di enti pubblici anche locali, e questo è un'opportunità veramente che, se è stata capita in questo senso così come ce la state raccontando, dobbiamo fare in modo che venga assolutamente capitalizzata anche nei confronti di chi non di chi in questo momento non è obbligato ovviamente ad adottarla. Mario Monsurro, Regione Campania. Sì, buonasera. Dunque, anche io ringrazio l'Agenzia per la coesione per aver organizzato questo incontro, perché ritengo che il tema del rafforzamento amministrativo sia un tema importante, e lo strumento che è stato messo in piedi può essere uno strumento vincente nella misura in cui l'idea di prevedere un momento di riflessione e di analisi sui temi del rafforzamento che sia sganciato dalle emergenze quotidiane delle attività delle autorità di gestione, quindi dell'avanzamento dei programmi, penso che possa essere un elemento di forza, ma può essere un elemento di forza solo se il piano di rafforzamento viene pensato seguendo da vicino l'attuazione dei programmi. Quindi, da un lato è importante prevedere la posizione del rafforzamento amministrativo in posizione di autonomia rispetto all'autorità di gestione, dall'altro è altrettanto importante che coloro che si occupano dei temi del rafforzamento seguano da vicino l'attuazione dei programmi, perché solo in questo modo possono rendersi conto delle effettive esigenze e delle effettive criticità nell'attuazione. L'esperienza della Regione Campania è diversa da quelle delle regioni che mi hanno preceduto, perché il piano di rafforzamento è stato approvato nel corso del 2016, quindi in ritardo rispetto ai colleghi, ma questo non vuol dire che alcuni importanti interventi di miglioramento non fossero stati già avviati prima dell'approvazione del piano. Penso ad esempio alla previsione della centrale acquisti e progettazione, che Regione Campania appunto ora si occupa delle tematiche legate alla gestione degli appalti,
e alla previsione del fondo rotativo per la progettazione, che è un fondo che viene istituito proprio per sostenere le amministrazioni, principalmente le amministrazioni locali, le quali lamentano in modo strutturale una difficoltà nel finanziare, diciamo, la progettazione. Con questo fondo rotativo di fatto diciamo, si anticipano le risorse per mettere in piedi, insomma, livelli di progettazione insomma, adeguati, e nel momento in cui questi progetti poi acquisiscono il finanziamento comunitario, il finanziamento comunitario stesso restituisce le risorse per rifinanziare il fondo rotativo. L'esperienza del piano di rafforzamento è importante perché, come dire, sta crescendo gradualmente diciamo, all'interno dell'amministrazione. Vi faccio un esempio giusto per capire di cosa stiamo parlando. Nell'attuale edizione del piano di rafforzamento amministrativo è prevista un'attività di miglioramento che si chiama pianificazione delle risorse. Ora, in cosa consiste? Consiste nel prevedere diciamo, uno strumento che consenta di accrescere la trasparenza nell'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la pubblicazione degli avvisi pubblici che verranno appunto messi in campo nei successivi 12 mesi, e con i responsabili regionali e le risorse stanziate. Ora, costruendo, cioè mettendo in pratica questo strumento, questa azione di miglioramento amministrativo, ci si è accorti che questo strumento può essere utile anche come strumento per il governo del programma. Se diciamo, accanto alle informazioni, alle mere informazioni in ordine alla tempistica di attuazione dei bandi, si affiancano una diciamo, approfondita analisi in ordine alle previsioni di avanzamento finanziario, di avanzamento di certificazione, nonché di avanzamento di realizzazione. Ecco, questo è un intervento di miglioramento che quindi verrà riproposto, potenziato nella seconda fase di piano di rafforzamento amministrativo, perché crediamo molto, diciamo, diciamo, in questo strumento che può, come dire, rafforzare le capacità di governo del programma. Quindi, come dire, la riflessione che si sta svolgendo all'interno della regione è una riflessione che cresce con il passare del tempo, anche nella progressiva convinzione della, appunto, utilità delle azioni che vengono messe in campo. Ecco, io credo che questo strumento avrà successo nella misura in cui le azioni di miglioramento e gli obiettivi verranno effettivamente raggiunti, quindi solo nella misura in cui in effetti questi interventi manifesteranno un'effettiva utilità sia nell'attuazione dei programmi che in generale nel miglioramento dell'efficienza della macchina amministrativa. Io direi di fermarmi. Grazie Mario. Bene, noi abbiamo 5 minuti di tempo, proprio perché entrerà il mio collega fra qualche minuto dell'autorità di gestione del PON Città Metropolitane, che ci prenderà i posti, per cui se avete, eccolo che è già entrato, per cui ecco, se avete delle domande, insomma delle curiosità, noi siamo assolutamente disponibili, e poi diciamo, vi invitiamo sempre a essere presenti nei futuri eventi che organizzeremo e che pubblicheremo, ovviamente ve ne daremo conoscenza attraverso sia il sito dell'agenzia, sia quello ovviamente del PON Governance. Quindi prego, se c'è qualche domanda, altrimenti microfono, ecco, prego. Se ci sia stata nella costruzione dei PRA un'integrazione con i piani della performance delle amministrazioni, in che misura? Dunque, per la regione di Campania questo c'è sicuramente, c'è,
anzi è uno degli interventi strategici del piano di rafforzamento della regione Campania, ed è legato anche a questa attività di pianificazione annuale delle risorse. In pratica, con lo strumento della pianificazione annuale delle risorse vengono come dire, esplicitati, viene esplicitata la roadmap di attuazione dei programmi, che ovviamente si concretizza poi nel raggiungimento di determinati obiettivi di spesa, di rendicontazione e di realizzazione. Questi obiettivi vengono inseriti quali obiettivi nel piano della performance. Assolutamente sì, addirittura recentemente è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance, che è, come dire, il quadro delle regole che disciplina, diciamo, la formazione del piano delle performance, e nel sistema di misurazione e valutazione è esplicitamente previsto che tra gli obiettivi da inserire nel piano della performance debbano essere inseriti gli obiettivi legati alla performance dei programmi. Questo, se posso aggiungere, diciamo, su questo tema, il piano, diciamo, la seconda fase dei piani di rafforzamento amministrativo prevede tra diciamo, gli interventi standard proprio un intervento legato al collegamento proprio tra il piano delle performance e l'attuazione dei piani di rafforzamento amministrativo. Tra l'altro è stato un elemento che è stato proposto nell'ambito del comitato di indirizzo, che è stato l'ultimo comitato di indirizzo, che è ottobre del 2016, dove ovviamente il comitato di indirizzo, ripeto, che è composto dal segretario generale della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica e l'Agenzia, il Dipartimento per le politiche di coesione, hanno dato un indirizzo specifico proprio di definire nell'ambito dei piani di rafforzamento amministrativo una linea che riguardasse proprio la performance. Per la nostra regione, per il primo PRA no, non è stato così, anche perché l'ultimo anno l'amministrazione ha lavorato per rivedere completamente il proprio piano della performance. Stiamo adesso cominciando ad avviare la riflessione sul PRA fase 2, che quindi sarà 2018-2019, e potremmo seguire l'esempio. Va bene, se non c'è altro io vi ringrazio e alla prossima. Giorgio, io ho una domanda molto spiccia su Montalto. Sì, tanto devo portare pure.